A causa delle abbondanti piogge, il fiume Ippari si è ingrossato, tanto da inondare serre, abitazioni e scoglitti. Una situazione drammatica per gli agricoltori del posto che ancora una volta hanno visto le loro colture distrutte. Ragusa Attiva 5 Stelle scende in campo a sostegno della consigliera comunale Maria Rosa Marabita, sospesa dal movimento per un anno. Per gli attivisti la Marabita è la vera espressione dei fondamenti del Movimento 5 Stelle. La nomina al vertice dell'MT a Catania di Carlo Lungaro non è piaciuta ai sindacati, che intervengono con un duro commento. I segretari generali di CGL, UIL e UGL auspicano ad un cambio di rotta per salvare una società sull'orlo del fallimento. Altri 4 negozi hanno chiuso in via Roma, a Ragusa, quella che una volta era il salotto buono della città, piena di attività commerciali, adesso piano piano si sta spegnendo. La consigliera Elisa Marino auspica iniziative per risollevarla. Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Una situazione drammatica quella che stanno vivendo gli agricoltori del Vittoriese, in modo particolare del versante di scoglitti. A causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi si sono allagati campi ed abitazioni. I raccolti coperti dall'acqua e colture sono andati completamente distrutti. Ad MTG il grido di allarme degli agricoltori. Sentiamo. Pioggia costante. Il fiume Ippari si ingrossa e trova nella foce l'ostacolo naturale dei canneti, che facendo da diga fanno sì che l'acqua superi gli argini. Da lì l'esondazione, con il conseguente allagamento di campi e abitazioni. Le serre diventano pantani e gli scantinati cisterne di fango. È la difficile situazione patita a Vittoria, nei pressi della foce del fiume Ippari, a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi. Un dramma che vivono gli imprenditori agricoli, che dopo le gelate e le numerose intemperie che si sono registrate negli ultimi tempi, hanno adesso raggiunto, anzi superato, il limite di sopportazione. Non ce la fanno più. Le loro colture, che per mesi curano e che rappresentano non solo la loro fonte di guadagno, ma l'economia della nostra zona, sono andate distrutte. Noncuranza da parte di alcune autorità competenti per pulire i fiumi, le saie che sono qui presenti, che da tanti anni non sono puliti, motivo per cui dal momento in cui c'è stato questo inverno, una grossa quantità d'acqua è caduta giù, ecco, tutta una volta è venuto questo allagamento che io a memoria non ricordo di averla mai vista. È stralepato il fiume ed è successo tutto questo, è entrata acqua nelle sedi, non so più cosa fare. I prodotti ragusani ci sono venuti quasi tutti in Sicilia, ora ci pregano ancora con la merce di fuori, perché da noi si è distrutto. Se venite almeno dateci un po' di respiro per poter respirare. Come devo pagare questi amici, il magazzino, gli assegni che devo fare? Ho aperto un conto corrente da poco. Già è protestato. Non paghiamo l'assegno e ci toccano la casa. Vengono gli stozzini, vengono chi sanno chi viene, perché è sempre la stessa persona e si viene a comprare casa per 20-30.000 euro. Sul posto, a sostegno della causa degli agricoltori, anche il movimento dei forconi. Così il leader Mariano Ferro ha espresso il proprio disappunto per quanto non stia facendo, a suo dire, il governo regionale. E adesso bello sarebbe vedere Cracolisci che fa un giro da queste parti, perché chi l'ha visto Cracolisci? Dopo il gelo chi l'ha visto Cracolisci? Qualche giro da queste parti di Vittoria, Scoglitti, Ispica, Donna Lucata, Cicli, magari dalle parti di Gela, forse dalle parti del Presidente, perché ovviamente io credo che ci sarebbe da farlo, perché capisco che probabilmente le casse della Regione sono vuote, però un bel giro almeno per dire agli agricoltori cosa si può fare, per chiedere se possiamo fare qualcosa con questi fondi europei. E dopo quello che è stato detto, stiamo parlando di fare le domande per lo stato di calamità, ma per che cosa? Diteci almeno che cosa mettete sul piatto, in modo molto chiaro, diteci cosa mettete sul piatto per aiutare questa gente e poi ne parliamo di fare le domande dello stato di calamità. E torniamo a parlare della sospensione per un anno di Maria Rosa Marabita dal Movimento 5 Stelle. A difendere la consigliera
e a sostenere che, che è la vera e autentica espressione dei fondamenti dei 5 Stelle sono proprio gli attivisti, i componenti del Meetup dunque vanno contro alla scelta del garante. Ragusa Attiva 5 Stelle rompe il silenzio e si schiera dalla parte di Maria Rosa Marabita, la consigliera sospesa per un anno dal Movimento 5 Stelle, incarna i reali principi di questo movimento, ne è un interprete fedele, scrivono gli attivisti. Dunque una reazione che, a distanza di 2 giorni dalla comunicazione ufficiale, si pone come nuovo punto da cui partire. Sì, perché ieri, con la dichiarazione del capogruppo all'ARS Giancarlo Cancelleri, si sottolineava come la Marabita si fosse quasi autosospesa. Il Meetup dunque non solo va contro la decisione del garante, ma anche confrontando le due versioni, ovvero quella degli attivisti e quella di Cancelleri, si scoprono punti di vista praticamente opposti. Gli attivisti pentastellati non lasciano nulla a caso e se qualcuno avesse pensato che si siano limitati a 2 righe per esprimere dissenso, si sbaglia. Nella nota, infatti, i componenti del Meetup ripercorrono la storia dei consigli comunali più rappresentativi del caso Marabita. Racchiudono in 6 punti gli esempi concreti che rendono palese, a loro dire, la interpretazione costante dei principi del movimento da parte della consigliera espulsa. Al primo punto viene ricordato come la Marabita abbia portato in Consiglio Comunale il mancato rispetto delle prerogative di controllo democratico del Consiglio Comunale, di fronte alla pretesa della Giunta di far approvare in via d'urgenza una variazione di bilancio per 20 milioni di euro. Poi ancora il totale mancato rispetto del programma elettorale, alla quale redazione molti degli attivisti avevano partecipato. Poi aver preteso chiarezza in merito alla costruzione di una villetta in verde agricolo del presidente del Consiglio Comunale, Antonio Tringali. E ancora la Marabita aveva ripetutamente chiesto la cessazione della doppia carica consigliere-assessore dei consiglieri Disca e Leggio, in quanto controllori e controllati di se stessi, si legge nella nota. E ancora aver chiamato più volte l'applicazione vera del reddito di cittadinanza per tutelare le fasce più deboli dei cittadini, ovvero i cosiddetti ultimi. Da non dimenticare l'avere più volte chiesto conto e ragione dell'uso improprio delle royalty derivanti dall'estrazione del petrolio. Del resto, si legge nella nota a firma degli attivisti 5 Stelle di Ragusa, potrebbe essere considerato lo specchio di quello che succede in grande nella capitale, dove il garante, invece di garantire il movimento, nella sua complessiva espressione, prende posizione a difesa della sindaca, ovvero il detto chi è contro la Raggi è contro il Movimento 5 Stelle. Vogliamo sperare, conclude la nota a firma dei 5 Stelle, che si tratti di sviste dovute all'improvvisazione, soprattutto a seguito del venir meno del rimpianto Gian Roberto, cofondatore del movimento. Ennesima aggressione a un medico di un pronto soccorso, questa volta la vittima è un dottore dell'ospedale Garibaldi di Catania, una situazione allarmante che ha portato esponenti politici e sindacali a chiedere un deciso intervento. È di solo di un paio di giorni fa la notizia dell'ennesima aggressione avvenuta all'interno di un pronto soccorso di Catania. In questo caso si parla del pronto soccorso della Garibaldi Centro. Ad aggredire un medico è stato un non 48enne che è stato subito fermato dalla polizia. L'uomo è andato in escandescenza perché, secondo lui, i medici avrebbero perso troppo tempo nel verificare le condizioni della madre al pronto soccorso con un codice giallo e dunque non in pericolo di vita. All'interno di un ambulatorio, ricostruisce una nota dell'azienda Garibaldi, all'invito ad attendere nella sala adiacente, un uomo ha reagito con violenza nei confronti del sanitario che ne aveva appena curato la mamma. Avvertiti dalle urla e dalle immagini di sorveglianza, gli agenti e la sicurezza sono intervenuti immediatamente, bloccando il protagonista della vicenda che è stato subito consegnato alle forze dell'ordine. Un episodio questo che deve sicuramente portare a riflettere l'intera società civile, ma anche e soprattutto quella politica e istituzionale. Ecco perché una serie di proposte e di commenti si sono susseguiti dopo che si è saputa la notizia.
Armando Coco, segretario generale della CISL FP Catania, auspica un aumento delle misure di controllo degli accessi e sottolinea che quello dell'ospedale Garibaldi, per la sua centralità e l'affluenza, rappresenta storicamente un punto di riferimento per il servizio di emergenza del centro di Catania. Il segretario dell'UGL, Giovanni Musumeci, e dei segretari regionali delle rispettive federazioni sanità, Carmelo Urzie e medici Aurelio Guglielmino, precisano che il sistema di intervento esterno da parte delle forze dell'ordine questa volta ha funzionato perfettamente, ma occorre un'attività di prevenzione a monte e non solo di soppressione a valle del fenomeno, con la presenza a posto fisso dell'esercito a fianco della vigilanza privata. Restiamo a Catania, dove ritorna Carlo Lungaro alla guida dell'AMT. Dopo le dimissioni di Puccio La Rosa, il socio unico, che è rappresentato dal comune di Catania, ha proceduto alle nuove nomine. Nel CDA accanto a Lungaro anche Daniela Baglieri e Sebastiano Gentile. Dopo la lettera di dimissioni presentata dal presidente uscente Puccio La Rosa, il comune di Catania ha provveduto a nominare nuovi componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda municipale Trasporti. Carlo Lungaro dunque torna presidente, ma sarà affiancato queste volte a due figure di considerevole rilievo come Daniela Baglieri e Sebastiano Gentile. I componenti del nuovo consiglio di amministrazione sono stati indicati nel corso di una seduta straordinaria dell'assemblea del socio unico, il comune di Catania. Lungaro, dottore commercialista, ha una lunga carriera da manager, è già stato presidente dell'MT e vicepresidente nazionale della Feder Trasporti. Daniela Barrieri, presidente della SAC, è ordinario di economia e gestione delle imprese dell'Università di Messina, è componente del direttivo dell'Arso Aeroporti. Sebastiano Gentile, invece, è un ingegnere con una lunga carriera nel settore dei trasporti, è dal 1980 direttore della Ferrovia Circumetennea. Tra le nostre priorità, ha detto il presidente Lungaro, ci sono il mantenimento dello stato di salute dell'azienda e l'approvazione del nuovo statuto delle società, con quelle modifiche imposte alle nuove normative sulle partecipate. E sulla nomina del nuovo CDA dell'AMT intervengono con un duro commento i segretari generali CGL, UIL e UGL, Giacomo Rota, Fortunato Parisi e Giovanni Musumeci, insieme ai rispettivi segretari di categoria Alessandro Grasso di FIRT CGL, Franco Di Guardo di UIL Trasporti e Giuseppe Scannella di UGL Trasporti Autoferro Tranvieri di Catania. Le decisioni ad effetto e i ritorni traumatici alla guida della partecipata vanno nella direzione diametralmente opposta al bisogno di chiarezza e di una seria programmazione per salvare una società sempre sull'orlo del fallimento. Avevamo infatti, aggiungono i sindacati, già contestato l'inerzia della presidenza di Lungaro e non comprendiamo come la professoressa Baglieri e l'ingegnere Gentile possano occuparsi a tempo pieno di AMT quando già devono curare i già gravosi e rispettosi ruoli alla SAC e alla FCE. Al peggio dunque non c'è mai fine, concludono i sindacati, e per questo auspichiamo un cambio di rotta dopo la sciagurata nomina di La Rosa. Anche il territorio ragusano chiede la revoca dell'accorpamento delle Camere di Commercio di Ragusa, Catania e Siracusa a farsi portavoce della richiesta delle imprese. Sono quattro associazioni ragusane: il Parco Commerciale Isole Eblee, l'Associazione Confronto, il CCN Antica Ibla e il Forum dei Centri Commerciali Naturali di Ragusa. Le associazioni hanno scritto al presidente Crocetta di aver avviato una petizione che sarà inviata a Palermo affinché tenga conto delle istanze del territorio ragusano, così come già sta facendo con quello siracusano. No all'accorpamento della Camera di Commercio di Ragusa con Siracusa e Catania. Lo sostengono il Parco Commerciale Isole Eblee, l'Associazione Confronto, il CCN Antica Ibla e il Forum dei Centri Commerciali Naturali di Ragusa, che hanno scritto al Presidente della Regione, Rosario Crocetta, sostenendo l'azione da lui portata avanti con una lettera inviata al Ministro per lo Sviluppo Economico. Crocetta, nella missiva inviata al Ministro, sottolinea le istanze giunte dal territorio di Siracusa alla luce delle innovazioni normative introdotte dal Decreto Legge del 25 novembre scorso, istanze di rivisitazione dell'accorpamento delle Camere di Commercio. Crocetta, infatti, chiede al Ministro per lo Sviluppo Economico di avviare una rivisitazione delle procedure propedeutiche all'accorpamento degli enti camerali, procedendo dunque alla revoca del decreto di accorpamento, oltre ad un incontro per definire le competenze per procedere alla revoca.
Alla luce di questo, dunque, le quattro realtà associative della provincia Eblea hanno scritto a Crocetta sostenendo il percorso di revoca chiesto dal territorio siracusano e chiedendo che venga esteso anche per il territorio ragusano, in quanto rappresentano le aspettative di numerose imprese che non sono mai state coinvolte nella decisione di accorpamento. Inoltre è stata avviata una petizione che sarà trasmessa a Palermo nei prossimi giorni per manifestare una posizione assolutamente contraria all'accorpamento, tanto dispersivo, si legge, quanto dannoso per quel sistema Ragusa che ha fatto dell'area Eblea un'isola nell'isola. Inoltre le quattro associazioni iblee, nella lettera inviata al Presidente della Regione, sollecitano l'emanazione del decreto di revoca all'accorpamento entro martedì prossimo, giorno in cui è stato convocato il Consiglio della nuova Camera di Commercio. Secondo sempre le associazioni potrebbe essere dichiarato illegittimo perché a quanto pare riferito a dati riscontrati per buona batte di dubbia veridicità, così da falsare la rappresentatività delle organizzazioni nell'ambito dello stesso Consiglio. Inoltre le associazioni interessate hanno coinvolto anche la Deputazione Nazionale Regionale Eblea, i sindaci, i presidenti dei consigli comunali, le organizzazioni sindacali e datoriali, auspicando il loro intervento affinché si possa revocare l'accorpamento così come richiesto da Crocetta al Ministro. Altre quattro attività commerciali hanno chiuso i battenti negli ultimi quattro mesi in via Roma a Ragusa. Ad intervenire sull'argomento è la consigliera comunale Elisa Marino, secondo cui per l'ex Salotto Buono della città è una situazione drammatica, serve una cura efficace, un'attenzione supplementare anche da parte dell'amministrazione comunale. I negozi chiusi con i cartelli affitta, si e vende, si sono lì a ricordarci ad ogni istante che la situazione è grave, il problema va risolto senza mezzi termini. Sono le parole della consigliera comunale a Ragusa, Elisa Marino, che ancora una volta si fa portavoce delle istanze dei commercianti di via Roma. Negli ultimi quattro mesi hanno chiuso altre quattro attività commerciali. Una volta la via Roma era definita il Salotto Buono di Ragusa, ma in pochi mesi si è trasformata in un'isola infelice. La chiusura di via Roma al transito automobilistico, l'istituzione dell'isola pedonale erano tutti provvedimenti che dovevano aiutare il commercio della via ed invece è andato in declino. A questo si aggiunge anche la grave crisi economica che attanaglia il settore. Purtroppo con il passare del tempo la situazione va a peggiorare, sostiene ancora la Marino. Non sono stati adottati quegli accorgimenti necessari tesi a ravvivare le prerogative di un comparto che aveva bisogno di rifiatare. Chiaro che l'amministrazione comunale non può avere la bacchetta magica, ma non può neppure trascurare questa problematica che merita di essere analizzata sotto tutti i punti di vista, perché la via Roma, che dovrebbe essere il biglietto da visita della nostra città, continua la Marino, non può morire in questo modo senza che non si sia tentato almeno qualcosa per cercare di invertire la tendenza. Sentiamo spesso dire che si sta pensando ad avviare una serie di iniziative di rivitalizzazione per fare rivivere il centro storico superiore e la via Roma in particolare. Ma di manifestazioni, continua la consigliera comunale, come quelle che si vorrebbero allestire o le altre che ci sono già state nel passato, ce ne vorrebbero almeno una ogni fine settimana. Capisco che è impossibile, ma la cura deve essere drastica e senza un attimo di tregua, conclude la Marino, se si vuole salvare il moribondo via Roma. E diverse le iniziative anche in provincia di Ragusa sulla prima giornata nazionale della campagna referendaria contro i voucher e in materia di appalti. Cinque le piazze principali in cui è stata avviata la raccolta firme. Noi siamo andati in piazza Matteotti a Modica. Prima giornata nazionale della campagna referendaria contro i voucher e per la responsabilità solidale in materia di appalti, organizzata dalla CGIL che per l'occasione ha messo su una serie di iniziative anche in provincia. Presidi nelle principali piazze di Comiso, Modica, Pozzallo, Ragusa e Scicli con banchetti informativi e attività di volantinaggio. Si tratta di due quesiti referendari, ha commentato Pippo Scifo, segretario della CGIL di Ragusa, che ci consegnano una grande opportunità per liberare il lavoro e cambiare l'Italia. Uno riguarda i voucher. Secondo la CGIL, gli ultimi anni hanno visto un boom dell'utilizzo. L'altro quesito referendario riguarda l'abrogazione di quelle norme introdotte dalla legge Fornero che ammettono la derega alla responsabilità solidale negli appalti. Abrogare le norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti significa impedire che ci siano differenze di trattamento tra chi lavora nell'azienda committente e chi in un'azienda appaltatrice o in subappalto.
La CGIL è per una riforma del mercato del lavoro che tuteli totalmente i lavoratori, eliminando del tutto le forme precarie che si sono diffuse negli ultimi anni e che rendono precarie le vite dei giovani e dei lavoratori. Ed eccoci pronti per collegarci con Sanremo, il nostro inviato Daniele Scalone, che da martedì segue la kermesse canora più importante italiana, giunta alla 67esima edizione. Allora Daniele, buonasera, buonasera a te e buonasera al tuo ospite. Buonasera a tutti dalla sala stampa Lucio Dalla in Sanremo, siamo con Tommaso Pini che ieri abbiamo premiato per quanto riguarda il nostro cantante per la sala stampa Radio TV Lucio Dalla. A te rubo una domanda perché abbiamo dei tempi molto veloci, grande emozione? Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grandissima emozione, io guarda, vi ringrazio a tutti voi della sala stampa perché mi avete regalato veramente una gioia immensa. Grazie ancora a Tommaso Pini, noi lanciamo anche il servizio, quello con Marco Masini che è stato oggi con noi in conferenza stampa. Ciao Marco, sono Daniele Scalone di Radio e Video Mediterraneo, noi Ciao. Siamo un'emittente sia radio che TV siciliana e abbiamo anche tantissimi telespettatori che ci guardano in diretta satellitale dall'estero. Da quando hai portato la tua cover sul Signor Tenente al Parco dell'Arison abbiamo avuto una mole enorme di tante richieste per questa domanda. Intanto ti volevamo ringraziare per aver ricordato questo grande artista Giorgio Faletti, ma anche per aver ricordato il concetto del brano che è stato uno dei più premiati per quanto riguarda la critica al Festival di Sanremo. Volevo sapere intanto cosa ti ha spinto a portare questo brano e poi farti complimenti anche per l'arrangiamento e la tua interpretazione, perché sembra quasi proprio che sei un siciliano e l'hai interpretata veramente al massimo, quindi complimenti. Grazie. No, mi sta emozionando molto questa cosa perché io l'ho scelta un po' in maniera decisa per l'amicizia che mi legava anche a Giorgio. Io ho vissuto un momento con Giorgio molto, molto significativo per me perché mi ha trasmesso coraggio quando insieme abbiamo un po' collaborato durante un allestimento di un mio tour all'Isola d'Elba. Sono riuscito a sbirciare alcune cose che lui stava scrivendo che poi non sono mai uscite e ho notato un coraggio immenso di quell'uomo, una forza stratosferica, un po' come era il mio ex produttore Giancarlo Bigazzi, che ogni giorno aveva una risposta per qualcosa anche nei momenti di più grande indecisione e di paura. E io credo di averla scelta per questo, perché lui mi ha trasmesso il coraggio per sceglierla, perché ti assicuro che intorno a me c'era molto scetticismo per questa scelta. Io l'ho fatta con il cuore, l'ho fatta per dar di nuovo la possibilità a una canzone che per me è geniale, al di là dell'argomento, proprio intendo proprio a livello poetico, a livello letterario, a livello di idea. Una canzone che secondo me ingiustamente è stata messa un po' in soffitta, non è stata più ricantata, non è stata riproposta, non è la canzone di grande successo che tu puoi ricantare sulla spiaggia con la chitarra, ovviamente, lui la recitava. E lui è un grande attore, l'ha recitata benissimo in siciliano e lì non ce l'ho fatta a reggere il confronto, non ho voluto recitarla in siciliano, ho preferito cercare di canticchiarla con una mononota, cercando di sfruttare un arrangiamento con un BPM molto più veloce per avvicinarmi di più anche al contesto dell'album, al tipo di musica che sto sperimentando e che sto gustando in questi ultimi anni e che sto ascoltando, cercando però di non fare assolutamente nessun tipo di paragone con una persona e con una recitazione che è irraggiungibile assolutamente. Io faccio il cantante e ho preferito provare a cantarla e sono felicissimo perché poi tra l'altro mi sono sentito con Roberta, sua moglie, ci siamo scambiati alcune frasi, alcune parole, mi sono veramente emozionato, io non ricordo neanche quel momento dell'esibizione, perché per me è come un sogno, una cosa che è andata da sola.
come se lui mi avesse un po' guidato. È una cosa bellissima che l'ho provato a casa, è chiaro, io faccio comunque il musicista, quindi un festival di Sanremo te lo prepari, te lo provi, ma nessuna volta mi è venuta come giovedì sera. E questo è stato grazie anche a tutti voi, perché ho visto subito un riscontro anche durante la canzone. Il teatro Ariston ha cominciato a applaudirmi e io ho cominciato a volare, e in quel momento Giorgio mi è stato accanto, sono convinto di questo. Saluto agli amici di Video Mediterraneo da Marco Masini, ciao. Saluta Valeria. Bene Daniele, allora abbiamo visto questa intervista che hai realizzato tu nel pomeriggio a Marco Masini, ma raccontaci un po' quello che vedremo questa sera, che tra l'altro è l'ultima serata, quindi questa sera ci sarà proprio il vincitore della sezione Big di questa edizione di Sanremo. Allora, io purtroppo ho sentito poco perché nel frattempo hanno già acceso l'impianto di amplificazione nella sala stampa, visto che sta per cominciare la serata del festival, e oggi è una giornata di festa all'interno della sala stampa. Questa sera ci saranno ospiti, grandi momenti anche di emozione, perché verrà premiata Rita Pavone alla carriera, quindi ci verrà consegnata lei il premio. Ci sarà una serata che partirà subito veloce perché tutti e 16 i cantanti dovranno esibirsi, poi anche ci saranno due momenti per le votazioni, di questi 16 soltanto 3 passeranno il turno finale, poi questi 3 naturalmente saranno i cantanti che andranno a sfidarsi per la vittoria. Volevo dire che al momento siamo tutti abbastanza confusi, non sappiamo e non stiamo riuscendo a capire chi potrebbe essere il favorito. Siete anche stanchi, insomma, sì, è comprensibile dopo una settimana intensa. Io conosco bene i ritmi di Sanremo e quindi capisco bene, insomma, il lavoro che avete fatto. Io devo farti i miei complimenti per il lavoro che hai svolto per Radio e Video Mediterraneo, ovviamente poi faremo un resoconto al tuo rientro. Grazie ancora Daniele, buon lavoro, buona serata. Grazie, ricordiamo che alle 21 saremo in diretta su Radio Mediterraneo nella pagina ufficiale. Ringrazio anche Mariangela per il lavoro che ha fatto insieme a noi. Grazie a Mariangela ovviamente. Allora noi ci fermiamo, brevissima pausa, tra poco. Bentornati in studio. Le criticità strutturali della Giovanni XXIII di Modica, al centro dell'incontro tra il sindaco Ignazio Abate e il sottosegretario alla pubblica istruzione Gabriele Toccafondi. L'incontro è servito per iniziare un percorso finalizzato all'inserimento della scuola all'interno del decreto di finanziamento delle nuove strutture scolastiche che la Presidente del Consiglio dei Ministri sta mettendo in campo per le zone terremotate. La criticità della Giovanni XXIII, dichiara il sindaco, è emersa attraverso le verifiche effettuate grazie ai finanziamenti dello Stato intercettati per la prevenzione strutturale. L'impegno del sottosegretario è anche quello di poter inserire la scuola all'interno delle deroghe concesse agli istituti sul dimensionamento scolastico, che non riescono a raggiungere il numero minimo di 600 alunni. Contiamo che il governo, conclude Abate, recepisca positivamente le nostre richieste e dia una risposta concreta. Oggi in numerose farmacie d'Italia si promuove la giornata del farmaco, ha aperto i battenti infatti anche nelle farmacie siciliane il banco farmaceutico. Siamo andati a Modica alla farmacia Amore, che insieme alla farmacia Criscione hanno aderito all'iniziativa che ha l'obiettivo di raccogliere farmaci da destinare alle persone che non hanno le disponibilità per acquistarli. Il dato positivo è che l'Italia è costituita da un popolo che per natura è solidale, la raccolta sta andando bene. Così i volontari del banco farmaceutico, che in contattato tra loro hanno potuto appurare che la raccolta di farmaci promossa su scala nazionale sta andando benissimo. Oggi infatti le farmacie italiane che hanno aderito all'iniziativa hanno dato a disposizione dei volontari un angolo per informare i clienti dell'importanza della donazione dei farmaci. Sono sempre di più le persone che scelgono di non curarsi a causa di problemi di natura economica. Proprio per questo l'associazione Salvuccio Agosta di Modica ha scelto di riproporre anche per quest'anno l'iniziativa Dona un farmaco. Ad aderire all'iniziativa in città sono due farmacie, la farmacia Amore in via Sorda Sampieri e la farmacia Criscione in via Roma. Questa mattina siamo stati alla farmacia Amore, dove abbiamo incontrato i volontari che in questo momento si stanno mettendo in gioco per aiutare 500.000 persone povere.
sono tutti i farmaci da banco che vengono esposti e i volontari hanno il compito di indicare quale l'acquirente può scegliere in base alla propria disponibilità, al proprio interesse, eccetera. Va bene perché la gente è sensibile, che se ne dica, no, siamo in una società dove ognuno sembra che si fa i fatti propri, è rinchiuso nel proprio particolare, ma quando la persona è sollecitata, la gente sa che gli altri hanno bisogno e quindi immediatamente rispondono positivamente. Certo, poi c'è sempre qualcuno che anche ha difficoltà personali, eccetera, però diciamo che rispondono abbastanza bene. Lavoreranno anche durante il fine settimana gli operai che stanno ripristinando la tenuta del costone roccioso in via Nazionale a Modica, soprattutto nella parte crollata a seguito delle abbondanti piogge del 22 e 23 gennaio. La ditta sta lavorando per consentire nel più breve tempo possibile la riapertura della trafficatissima arteria prima possibile. Gli operai stanno realizzando le fondamenta per rendere più solido il terreno friabile di risulta che si trova in quella zona. Quindi verranno posizionate delle file di gabbionate di 2 metri per 1 metro lungo tutta la parete fino ad un'altezza tale da scongiurare ulteriori smottamenti e crolli. Completati i lavori si provvederà alla riapertura della strada. Non ci sono aggiornamenti, concludiamo qui questa edizione di MTG. Grazie ancora per averci seguito, buon fine settimana, buona serata.